Oh mio Dio. In questo video andremo a realizzare un nascondino tra sette fratelli nel centro commerciale più grande d'Europa. Peccato che questo nascondino non verrà fatto al buio. Sarebbe stato un nascondino infinito, ragazzi. Dove si sfideranno per ottenere una riserva infinita di pollo al KFC gratis. Avranno a disposizione 60 secondi per disperdersi all'interno del centro commerciale. Riuscirò a beccarli tutti senza farmi cacciare? Beh, andiamolo a scoprire. 3, 2, 1, via con la caccia! Via! No! Si va! Via! 1, 2, non mi beccherà mai, raga! Andiamo, ragazzi! 29, 30! Ma questa challenge non sarà affatto facile. Per via di commessi arrabbiati... Ah, non posso stare qui? No, mi dispiace. Ok. Fan che ci fermavano per le foto e guardie in allerta. L'entrata, devo trovare l'entrata. Da punto di buio, quindi trovarmi sarà difficile. Adesso per la prima cosa andremo nel parcheggio del Gran Reno. Non nascondere, raga, devo trovare... Devo nascondermi. Siamo dentro, ragazzi, fa un caldo qua, che non avete idea? 59-60! Signori! Dove sono? Sono spariti tutti! Lì intraveniamo già il tipo della sicurezza, ma credo che non stia venendo da noi. Non mi troverà mai, Samuel! Ok, sono dentro. Diamo inizio ufficialmente alla caccia. Andiamo a prenderli. Proviamo ad andare a vedere giù nei parcheggi. Poi dopo, ragazzi, ci addentreremo dentro al centro commerciale. Ok, sono dentro. Ho visto Manuel. Guardate Manuel. Ok. Ok, ragazzi, siamo appena entrati dentro il Gran Reno, ragazzi. Secondo me nei parcheggi non ci sono, anche perché fa tanto caldo. L'unica opzione è che siano tutti dentro. Infatti era proprio così. Siamo dentro. Sei di dietro di me? E anche loro due sono andati a trovare un luogo sicuro dove nascondersi. Ma sai che mi è venuta un po' di fame? Che dici, andiamo a KFC? No, dai, che sennò poi ci scoprono. Intanto Samuel penserà a cercare gli altri, secondo te cerca noi? 1 minute later. Io comunque, ragazzi, direi di partire da Enoch e Peter. Almeno Enoch sicuro è uno che a cui piace mangiare, mentre Peter è uno più sportivo, quindi o sono negli articoli sportivi oppure potremo trovarli nel reparto gastronomia. Ok, ragazzi, siamo arrivati qui dal KFC, come infatti potete vedere stiamo già ordinando. Purtroppo per loro è stata una pessima idea. Ed eccoli là! Ehi! Com'è possibile che mi trovo sempre a mangiare? Ma io te l'avevo detto! Ma ho fame, cosa ci devo fare? Ho fame! Siete stati i primi che sono riuscito a beccare, eh? Quindi complimentoni! Siete i primi della famiglia, ragazzi! Mi dispiace, ma siete stati sgamati, quindi siete fuori dai giochi. KO! Ah, e per di più, ora che vi ho beccati non potete neanche mangiare KFC, quindi andate. Ora che Enoch e Peter sono stati ufficialmente eliminati, possiamo dar la caccia agli altri fratelli. Io voglio quel pollo, anche se con il riso sarebbe perfetto, però va bene lo stesso, ok? Noi andiamo qua, ecco, in questo angolino. Guarda che c'è un'uscita, e direi che non mi vedrà mai. Un punto migliore di osservazione. E mentre stavo per prendere l'ascensore è successo questo. Allora, raga, io vado dentro l'ascensore sperando che nessuno mi veda. Dannazione! Mi ero distratto a fare le foto e per un pelo non lo beccavo, ragazzi. E mentre Eddie è riuscito a fuggire, Isaac rischiava di essere cacciato. Non posso stare qua a lungo perché già mi sta guardando male un commesso, per dire.
Ok, mi sta guardando male, sta venendo verso di qua. Oddio, ok. Forse meglio se me ne vado. Ok, ecco, stavo già vedendo. Gab, sono nascosto, raga. Sono nascosto, mi troverà mai Samuel. Camerino. Raga, non è facile, eh. Costa tanto. Ho vinto io. Io vincerò. Io intanto continuavo a girare in cerca di qualcun altro. Eccoci qua. Insomma, che se riesci. Qua c'è tutto il reparto vestiario e moda. Già che ci siamo, abbiamo Snipes qui davanti, quindi andiamo a vedere un po' se non troviamo uno dei miei fratelli. Tanta roba, raga, qua cose costano meno. Anche, raga. Devo dire che ci sono delle belle scarpe, ragazzi, però non siamo qua per questo. Per caso avete visto qualcuno simile a me, cioè scuro di pelle qua dentro? Ah, non lo so, c'è uno lì, però non vedo. No! Non è vero! Ciao, è lui! No, ragazzi, non è vero! Guardate chi ho trovato! Oh. Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Mi ha beccato! Mi ha beccato, mamma, che peccato! La cacca! La cacca! Oh. Mi dispiace, ma sei fuori da questo nascondino. Puoi ritornare in postazione e ci vediamo alla fine di tutto. E dopo aver trovato anche Manuel, mi rimangono da cacciare Eddie, Michael e Isaac. Non arriva. Vado in bagno, ragazzi. Vado in bagno. Secondo te dove potrebbero nascondersi? In bagno. Bagno? Secondo me potrebbe essere il luogo giusto. Signori, eccomi qua. Sto sudando come un maledetto, ragazzi. Ci siamo. C'è uno che è rosso. Non so se potrebbero essere loro. Uscito fuori, non sono loro, non ci sono. Bagno bocciato. Isaac era riuscito a fuggire. Allora, ragazzi, io sono nel cammino. Vincerei, non mi troverà mai qua dentro. Per entrare serve che lui prenda della roba per entrare, perché solo non può entrare senza roba. Sono un genio. Faccio cari! Faccio! No, signori! Sono fregato! E dopo aver trovato Enoch e Peter al KFC, Manuel in un negozio di abbigliamento, non mi rimaneva altro che guardare in un negozio di elettronica. Potremmo trovare qualcuno, eh. Edward o Michael potrebbero essere qua dentro. E proprio quando pensavo di non aver trovato nessuno, ecco che... Eccolo! Beccato in pieno! Finalmente avevo trovato anche Eddie. Anche tu finisci sulla lista di quelli che sono stati presi. Adesso puoi andare nel punto di ritrovo. Ora mi rimanevano soltanto Isaac e Michael. Chi vincerà il nascondino nel centro commerciale più grande d'Europa? Chi vincerà il pollo gratis al KFC? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Non abbiamo molto tempo da perdere, ragazzi. Io sto sopravvivendo, ragazzi. Sto sopravvivendo. Ma quello non è mica Isaac? Ragazzi. Ho visto Samuel. No, è Isaac, è scappato. Cavolo. Devo andare. Scusate, permesso. Oddio. Via. Veloce. Non correre. Sono nero. Era lui. Secondo me è entrato dentro al Carrefour. È entrato di qua, ragazzi. L'ho visto. Ok. Nascondiamo qua. Ok, forse non è il reparto migliore, forse. Eccolo. Via. L'ho visto. Ho visto. Ho trovato un bel nascondiglio. Qua, in mezzo alla Coca-Cola. La Coca-Cola è nera come me. Dovrei essere abbastanza mimetizzato. È impossibile, non può prendere. Vediamo un po'. Secondo me potrebbe essere dietro l'acqua. No. No, qua non c'è. Cazzo!
l'ho beccato. Non è vero, ragazzi, non è vero. Ragazzi, non è vero. Guardate dove si era nascosto. Guardate dove si era nascosto. C'era quasi. C'è in mezzo alle coltivazioni. E proprio dopo aver beccato Isaac, si è avvicinato un tipo della sicurezza dicendoci questo. Non si possono fare i video. Però ti state facendo, non va bene. Pronto? Certo. Mi cancelliamo il video? Certo. Ci hanno chiamati per una questione di indagini industriali, inventariali, che siano, i codici, le riprese, non le vogliono, non le accettano, ok? Non mi pubblicate sto video. Ragazzi, come avete appena potuto vedere, purtroppo ci hanno cacciati. Eravamo quasi giunti al termine di questo nascondino perché avevo appena beccato Isaac. C'ero quasi, c'ero... E comunque a me puzza questa cosa che non si può riprendere. Non lo so, non lo so. E quindi non siamo riusciti a completare questo nascondino. Cioè, ragazzi, oh, mi ero nascosto in mezzo alle Coca-Cola che erano nere come me. Ho detto, vabbè, allora è impossibile, capito? Perché mi mimetizzavo bene, invece... Spero lo stesso che vi sia piaciuto come video. Mi raccomando, ragazzi, arriveranno e usciranno nuovissimi e altri contenuti sul mio canale. E fateci sapere quale altro video volete vedere con gli 8 fratelli. Iscrivetevi al canale, lasciate like e lasciate un commento qua sotto. E quindi ci vediamo un altro video sempre sul canale. Let's go! Ma aspettate, ma in tutto ciò, Michael? Ormai sono passate un'ora e mezza. Avrò vinto. Non arriva nessuno. Devo vedere qua. Ho vinto, no? Ho vinto. Let's go!